Ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video. Oggi qui per parlare ancora di innesti, nello specifico di innesto a triangolo del pero. Per prima cosa andiamo a procurarci le marze della varietà che intendiamo innestare su selvatico. Nel mio caso io andrò a prelevare la mia marza da questa branchetta secondaria di Pero William e quindi passiamo alla pulizia del portinnesto. Ed ecco come si presenterà l'alloggio all'interno del quale verrà collocata la nostra marza. È il momento di preparare anche la nostra marza, vediamo in che modo procedere. Quando pratichiamo un innesto, accertiamoci che le gemme siano sempre a legno. Le gemme a legno sono facilmente riconoscibili in quanto rispetto a quelle a fiore, sono decisamente più appuntite. Concentriamoci sempre sulla porzione mediana della nostra marza ed eliminiamo tutto quello che non ci serve. A questo punto non ci resta che foggiarla a forma di triangolo in maniera tale da poterla collocare nel suo vano. Non so se la macchina riesce a mettere a fuoco nel dettaglio, comunque come potete vedere si tratta di un triangolo lavorato in maniera speculare rispetto appunto all'incastro realizzato sul portainnesto. Procediamo con l'alloggio. E con del nastro adesivo agglomerante di questo tipo effettuiamo la legatura. Ne basterà un pezzetto molto piccolo in quanto questa particolare tipologia di nastro è dotata di una grande capacità di espansione. E quindi finalizziamo con del mastice cicatrizzante. Come saprete, il mastice cicatrizzante impedisce l'aria di entrare all'interno del nostro innesto, garantendo una coibentazione assolutamente perfetta tra portainnesto e marza. A questo punto rifiliamo il taglio all'apice della nostra marza, applichiamo del mastice anche alla sommità e concludiamo apponendo il solito sacchetto in plastica. E anche per questo video è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento, mi raccomando con un bel mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Ciao!